Non appena Zeus sedette al trono paterno, assegnò incarichi alle altre divinità, qui e là, per stabilire il suo regno. Ma non tenne in nessun conto i mortali, disperati. Anzi, voleva cancellarne tutta la stirpe e farne nascere una nuova. Nessuno gli si oppose. Solo Prometeo osò liberarli perché non finissero nell'oltretomba. Ma lui non ricevette la stessa compassione offerta ai mortali, perciò si ritrova stretto in questi lacci. Sono stato punito perché ho distolto i mortali dal fissare il destino. Quale farmaco hai trovato per questo male? Ho infuso nel loro animo cieche speranze. Hai donato loro un grande beneficio. Ascoltate le sciagure con cui erano costretti a vivere i mortali. Non esistevano case di mattoni. Abitavano sottoterra come formiche, nelle tane, al riparo dalla luce. E facevano tutto senza criterio, finché non illustrai loro gli astri, i numeri e le lettere. Quando qualcuno si ammalava, non c'era alcun rimedio, ma ho mostrato loro i farmaci e i mali sono scomparsi. Insomma, io ho donato ai mortali tutte le arti. Stai subendo una pena che non meriti. Come un medico colto da malattia ti disperi e non trovi il farmaco che possa guarirti. È dolce trascorrere la propria esistenza nutrendo l'animo di audaci speranze. Tremo a vederti soffrire tra mille mali. Non trascurare te stesso per aiutare i mortali. Spero che quando sarai libero sarai potente non meno di Zeus. Non è questo il mio destino. Straziato da infiniti tormenti e travagli, solo in questo modo sfuggirò ai lacci. La tecnica è debole, tanto più debole della sorte. Ma nemmeno Zeus potrebbe liberarsi dalle catene del destino che gli spetta. Ho già visto tutto, tutto ho già pensato.